Eurofighter italiani in Estonia a difesa dei cieli del Baltico. Porte aperte in Accademia Aeronautica. Bentrovati con le notizie di Video News. Si chiama Baltic Eagle, la missione che dalla seconda settimana di gennaio vede impegnati in Estonia velivoli Eurofighter italiani. Vediamo il servizio del nostro inviato. Ci troviamo in Estonia con la task force del 36° stormo rischierata sull'aeroporto militare di Amari a circa 50 km da Tallinn. La Task Force Air italiana è costituita da 4 velivoli Eurofighter, 2 del 36° stormo, 2 del 4° stormo e da 120 militari provenienti dai diversi reparti della Forza Armata, che garantiranno per 4 mesi il supporto necessario alla missione. I militari, per la prima volta in Estonia, daranno continuità all'impegno italiano nelle missioni di air policing già svolte in passato nei paesi baltici dalla Forza Armata. Questa missione, subentrata a quella belga, è stata ufficializzata con una cerimonia alla quale ha partecipato il Presidente della Repubblica dell'Estonia, Her Excellency Mrs. Kersti Kaljulaid, che ha dichiarato come la cooperazione tra Estonia ed Italia sia un eccellente esempio per affrontare e risolvere una sfida in ambito NATO. A rappresentare il comando aereo della NATO il generale di brigata aerea Roberto Di Marco, che dopo aver ringraziato il distaccamento belga e dato il benvenuto a quello italiano, ha ribadito l'importanza delle missioni di air policing per la salvaguardia e l'integrità dello spazio aereo sotto il controllo alleato. Le missioni NATO di air policing nei paesi baltici hanno avuto inizio nel 2004 e rappresentano la capacità degli stati membri dell'alleanza di condividere mezzi, personale e professionalità, come ci conferma il comandante della task force, il colonnello Eros Zaniboni. La missione di air policing della NATO è un compito primario della NATO finalizzato ad assicurare l'integrità e la sicurezza dello spazio aereo alleato. L'Italia ha qui rischierato i 4 velivoli Eurofighter. Questi aeroplani sono pronti a decollare in pochi minuti sulla base degli ordini ricevuti dal comando aereo della NATO. E una volta in volo i nostri velivoli intercettano e identificano altri traffici aerei che entrano nello spazio aereo baltico senza essere autorizzati o che non si identificano propriamente. Accademia Aperta 2018. È questo l'evento promosso a Pozzuoli dall'Accademia Aeronautica per dare la possibilità di visitare l'istituto di formazione e fornire una panoramica delle attività istituzionali che l'aeronautica militare svolge al servizio del cittadino. La data dell'Open Day è fissata per il prossimo 1 febbraio, una possibilità da non perdere per conoscere più da vicino la scuola di formazione dei futuri ufficiali dell'aeronautica militare. Le informazioni in sovrimpressione. Per oggi è tutto, Video News termina qui, arrivederci alla prossima edizione.